Il fratello di Roberto, Patrizio Peci, il Patrizio Peci brigatista pentito, come sapete, si è incontrato in carcere con uno dei suoi difensori, che lo ha trovato molto abbattuto. Bene, ha detto che le cose attribuite a Roberto dai comunicati delle Brigate Rosse sono cose tutte false. Voglio ribadirlo, ha detto, proprio per rendergli giustizia. Tutti debbono sapere che è stato ammazzato soltanto perché è mio fratello, non perché abbia avuto una qualche parte nella vicenda del mio arresto. Così ha dichiarato Patrizio Peci ai difensori. Da Palazzo Chigi si è saputo che sono state date disposizioni al prefetto di Roma per l'avvio immediato delle procedure previste dalla legge per la concessione alla famiglia di Roberto Peci della indennità di 100 milioni ad essa dovuta come risarcimento per la morte del congiunto vittima del terrorismo. Sono la sorella, senta, cioè se vuole vederlo Roberto, domani espongono la salma per un'ora all'obitorio vicino al cimitero. Al cimitero di Roma? Sì, penso che sia lì, si può informare. Ho capito. La espongono proprio un'ora per gli amici. Noi non andiamo a Roma. E perché? Come mai? Meglio riguardarlo da vivo, no? San Benedetto del Tronto, il giorno dopo. I familiari di Roberto sono chiusi in casa. Al telefono risponde la sorella Eleonora per informare coloro che volessero rivedere il fratello ucciso. Forse nella loro casa c'è il silenzio del dolore. Fuori le polemiche, le congetture, i perché. Machiavelli è un'arma a doppio taglio. Il fine giustifica i mezzi, serve a chi governa, ma serve anche al terrorismo. Destabilizzare lo Stato attraverso la distruzione dello spirito, delle speranze e delle poche certezze della gente comune. Una doccia scozzese serve a scuotere l'organismo, a traumatizzarlo. Così le Brigate Rosse usano prima la carota davanti agli occhi degli italiani e quando questi credono che la crudeltà e l'assassinio siano finiti, ecco la frustata sanguinosa. Roberto Peci viene trovato ucciso da una raffica in pieno petto. Le prime indagini hanno consentito di stabilire che i terroristi che hanno trasportato Roberto Peci sul posto dove poi è stato ucciso erano almeno 12 e che sono state usate 3 macchine. La macchina sulla quale veniva portata la vittima, l'ostaggio, era preceduta da una specie di staffetta, quindi una terza macchina sulla quale altri brigatisti viaggiavano pronti a intervenire in caso di necessità. Il posto, il luogo dove è stato ucciso e trovato Roberto Peci, così vicino al grande raccordo anulare che gira attorno a Roma, sta a indicare che i terroristi possono essere arrivati da qualsiasi località del nord o del sud della penisola. Gli investigatori hanno trovato anche vicino al corpo di Peci una busta con alcuni oggetti della vittima, documenti di identità e un orologio da polso, un orologio ancora in funzione.